Caro papà, ti scrivo l'ultima lettera dal momento che è stato emanato il verdetto da parte dei miei rapitori. Hai agito troppo male portandoti dietro i carabinieri, perché adesso o paghi senza alcun tranello e mi avrai viva, nel caso contrario, cioè non pagando o agendo come le altre due volte, riceverai il mio cadavere. Adesso è veramente subentrata in me la rassegnazione. E nel caso tu dovessi comportarti come prima, permettimi di esprimere i miei ultimi desideri, dal momento che i miei rapitori me lo hanno concesso. Quando vi ricorderete di me e andrete sulla mia tomba, magari vuota, perché forse non saprete nemmeno dove sarò sepolta, vi prego di deporre parte dei fiori a me destinati. E alla mamma del mio ex alunno Tony e a Mimmo, che in tutti questi giorni ho sentito accanto a me, sicuramente per proteggermi dalle cattive intenzioni altrui. Un altro desiderio sarebbe quello di salutare fraternamente tutti i miei amici e soprattutto vorrei che, nonostante il dolore, regnasse in famiglia la tranquillità e la felicità. Sebbene le mie molteplici sofferenze, ho ancora un po' di speranza che mi aiuterà a sopravvivere questi ultimi giorni, e devo dire ultimi, perché dipenderà solo e unicamente da te, papà. Non ho più lacrime per piangere, né la forza di chiederti di fare, papà, per pietà, ciò che i miei rapitori ti hanno richiesto. Essi sono stati sottovalutati, e ricorda che sacrificheranno tutta me stessa. Con questo non voglio che tu magari abbia degli scrupoli di coscienza. Tu, come tutte le persone, sei stato creato libero di agire secondo la tua volontà. Mamma, io lo so che tu non puoi fare nulla per me, ma vorrei che tu, qualora papà errasse nei miei confronti, non gli portassi odio, perché mamma, io ti vedrei ed allora non mi daresti pace nemmeno alla luce del Signore. Credo che alcuni particolari prescritti nella lettera e il linguaggio usato siano sufficienti a dimostrarvi che per il momento sono viva. Dopo, vi abbraccio, Anna Maria.